Signori, buongiorno, il France NBA Revival Zone. Ieri sera video spiegazione più o meno della trade Siakam. Oggi la riprendiamo in questo che si dice per parlare di due o tre news importanti e anche piuttosto serie. Quindi bando alle ciance, direi di iniziare adesso. Eccoci qui per parlare purtroppo di una notizia abbastanza devastante, quantomeno insomma per i Golden State Warriors sicuramente, ma per gran parte degli atleti balcanici, possiamo definirli tali, serbi, ma non solo, insomma anche croati, sloveni, perché Dejan Milojevic, assistant coach attualmente dei Golden State Warriors, assistant coach dal 2021, ha avuto un malore durante la cena a Salt Lake City con la squadra di ieri, Golden State, che avrebbe dovuto giocare contro gli Utah Jazz a Salt Lake City, infarto, e è deceduto poco dopo in ospedale. Un personaggio che ha avuto un ruolo abbastanza cruciale o comunque importantissimo per tanti degli atleti serbi o comunque, ripeto, della zona dei Balcani, anche tra quelli che sono attualmente in NBA, non ultimo Nikola Jokic, ma anche Vasilije Misic, Ivica Zubac, praticamente tutti gli atleti di alto livello, serbi e croati in questo caso per quanto riguarda Zubac, sono passati sotto le sue sapienti mani, ecco. Diciamo che non piove sul bagnato per quanto riguarda i Golden State Warriors, proprio grandina sul bagnato, perché mancava solamente questa, mi verrebbe da dire, a una stagione comunque finora disastrosa. E per quanto cinica possa essere questa affermazione, magari questo potrebbe essere uno stimolo per ricompattare un gruppo, un ambiente che negli ultimi mesi aveva decisamente perso la direzione e il concetto di squadra, apparentemente. Certo, notizia devastante, perché insomma muore un membro del gruppo, perché alla fine staff e gruppo squadra, giocatori, fanno parte di uno stesso gruppo di lavoro. 46 anni, ripeto, ex giocatore, si era ritirato molto giovane a 31 anni ed era diventato un po' un punto di riferimento per tanti atleti della zona dei Balcani, e gran parte di questi è arrivata in NBA. Ovviamente condoglianze, per quanto insomma possano contare le mie personali condoglianze. Andiamo su argomenti un po' meno pesanti, un po' più frivoli. Ritorniamo un secondo sulla trade Siakam, perché a completare la trade c'è stato il taglio da parte dei Toronto Raptors di Christian Coloco, rookie dell'anno scorso, giocatore che a me era piaciuto parecchio, perché insomma è un giocatore sempre attivo, è un biombo moderno, lo definirei, magari meno prestante fisicamente, ma comunque molto lungo, molto incline alla rim protection. Tanti infortuni per Coloco, non ha mai giocato quest'anno, magari può trovare spazio altrove, anche se temo di no. Ma soprattutto il tema dove volevo andare è proprio Bruce Brown. L'avevo detto nel video di ieri uscito su YouTube, che Bruce Brown sarebbe potuto essere semplicemente di passaggio a Toronto, perché ci sono tante squadre giustamente interessate, un po' per l'apporto che può dare nell'immediato, giustamente, e un po' perché il futuro, o meglio l'anno prossimo, il secondo anno di contratto, è a discrezione della squadra in cui giocherà. Quindi interesse suscitato subito nell'ambiente New York Knicks, giocatore che per come gioca in campo, per il suo modo d'essere, potrebbe fare il caso dei New York Knicks. Classico, insomma, cagnaccio che fa il lavoro sporco, ma non solo. E insomma, è entrato nel radar dei New York Knicks. Aspettiamoci che non solamente i Knicks provino in qualche modo a chiedere informazioni ai Toronto Raptors su Bruce Brown. Andiamo oltre, perché altra news comunque seria: Josh Giddey è stato completamente scagionato dalla Newport Beach Police Department. C'è anche la press release, lo statement ufficiale
della polizia, appunto di Newport Beach, in cui si legge tra le righe che oltre al fatto di non avere evidenza e prove sufficienti per incolpare Giddy, c'è anche una spiegazione, insomma, per cui l'idea è che la ragazza non potesse trovarsi dove in realtà si trovava. E andando avanti eventualmente nella vicenda, o comunque nell'analizzare le prove, probabilmente si sarebbe andati incontro a anche a un altro tipo di, come si può dire, di vicenda, non strettamente legata al rapporto di Josh Giddy, ma al perché la ragazza fosse lì e tutta una serie di altre cose. Insomma, non ci sono prove ed evidenze concrete per cui Josh Giddy ufficialmente scagionato, il caso è chiuso, non è un Karl Malone 2.0 e insomma l'avevamo detto, almeno io l'avevo detto fin da subito, le vicende erano decisamente diverse e va bene, chissà che insomma il ragazzo si liberi un pochettino di sto peso e che possa ricominciare a dare il suo contributo senza dover pensare a vicende extra basket. Andiamo poi all'ultima news, molto veloce, perché poteva capitare a tutti e invece è capitato proprio di DeAndre Ayton. Chauncey Billups aveva detto che DeAndre Ayton era finalmente pronto per tornare in campo. DeAndre Ayton non è riuscito ad arrivare al palazzetto per colpa del ghiaccio. Non riusciva a uscire di casa perché c'era una lastra di ghiaccio davanti casa e non è riuscito a uscire di casa. Ora i meme si sprecheranno. Poteva realmente capitare a qualsiasi giocatore, è capitato proprio a lui, ragazzi. Proprio a lui. Come ha detto giustamente Snyder su Twitter, il primo motivo per poter essere insomma un giocatore di basket è quantomeno aver voglia di giocare a basket. Ecco, Dominaton o comunque questo individuo bahamense non sembra proprio avere quel sacro fuoco del basket che scorre nelle sue vene. Lo si era capito insomma negli ultimi anni, ecco, magari realmente c'era la lastra di ghiaccio, non riusciva a uscire da casa e vabbè, magari lo stiamo perculando inutilmente, però è un po' quel discorso lì, cioè come per Pozzecco, no? Questa cosa qui di Pozzecco, di Tony Parker, poteva succedere a chiunque, invece cacchio è proprio Pozzecco, ecco, sta roba della lastra di ghiaccio poteva succedere realmente a chiunque, proprio a DeAndre Ayton, ma guarda un po'. Vabbè dai, erano queste le 4-5 news da commentare nel che si dice. La trade deadline si avvicina, per cui ora dell'8 febbraio inizieranno a venire fuori un sacco di rumors di mercato. Abbiamo già visto qualcosa, tipo Wiggins e i Dallas Mavs, tipo Trae Young o DeJounte Murray, tipo PJ Tucker a Milwaukee, a Phoenix, insomma se ne stanno sentendo veramente tantissime, per cui insomma ci sarà tempo e modo di parlarne in maniera più specifica. Questo che si dice voleva trattare un po' le news anche pesanti degli ultime 24 ore di fatto, quindi rimaniamo così. Signori, grazie mille per l'attenzione, commentate come al solito qui sotto e niente, ci sentiamo prossimamente con altri video. Un saluto, il Franz.